If you could take my pulse right now, we would feel just like a sledgehammer. Buongiorno, allora la situazione è questa. Siamo in aeroporto, stiamo andando in Florida, atterriamo a Miami e... Dicevo, stiamo andando in Florida. Dicevo, stiamo andando in Florida, o meglio, siamo appena atterrati a Miami e adesso noleggiamo un'auto e andiamo a Key West. Iscrivetevi al canale perché nelle prossime settimane usciranno dei video relativi a questo viaggio, riassunto delle ultime 15 ore. Siamo partiti da casa, siamo andati in aeroporto a Malpensa, abbiamo preso un volo per Miami, 10 ore e mezza di volo, siamo arrivati, abbiamo aspettato mezz'ora per scendere dall'aereo, non so perché, abbiamo passato i controlli, quelli, il controllo del passaporto e adesso siamo da un'ora in attesa del bagaglio perché non si apre la porta dell'aereo. Adesso un treno ci porta alla stazione del noleggio auto e prendiamo la macchina e andiamo a Key West. What kind of camera is that? GoPro. GoPro? Are you a blogger? I'm trying to. Where are you from? Italy. Italy. Tutto bene. You can pick any car you want. If you could take my pulse. Ricapitolo la situazione. Siamo partiti ieri mattina, che era domenica, da Milano, Malpensa, con un volo diretto che ci ha portato a Miami. Ci abbiamo messo circa 10 ore. A Miami abbiamo aspettato 2 ore per ritirare i bagagli perché non riuscivano ad aprire il portellone dell'aereo. Ritirati i bagagli, abbiamo noleggiato un'auto da Miami e abbiamo guidato per circa 3 ore senza mai fermarci fino a Key West, che è una delle isole più importanti delle cosiddette isole Key o Key Island. Eravamo troppo stanchi per cenare e quindi siamo andati a letto diretti. Adesso ci siamo alzati sulle 8. Colazione e giretto per l'isola. Allora, questo è l'ingresso della nostra stanza. La stanza non è grandissima. Qua abbiamo una TV inutile, il bagno non è male. Lo specchio è di qua e qua la pulizia lascia un po' a desiderare, ma va bene. E qua c'è questo spazio dove abbiamo buttato le valigie e gli zaini. Siamo appena usciti dall'albergo e andiamo a trovare la casa di Hemingway. È questa qui dietro. A quanto pare Ernest Hemingway ha vissuto in questa casa dal 28 al 40, 12 anni, era sposato con una tizia che viveva qua, poi ha divorziato e si è trasferito a Cuba. Adesso questa è una casa museo, è molto bella e ci sono anche circa una sessantina di gatti. Lui era amante dei gatti, sono i discendenti dei gatti di Hemingway. La particolarità dei gatti che vivono qua è il fatto che hanno 6 dita per zampa, perché una gatta alla quale Hemingway era affezionata aveva questa particolare deformazione che si è tramandata geneticamente. Adesso la maggior parte dei gatti che vive in questa colonia ha 6 dita, effettivamente hanno 6 dita. If you could take my pulse right now, we would feel just like a sledgehammer. L'aneddoto legato a questa piscina qual è? È che la casa è costata $8,000 all'epoca e la piscina, Gli è stata regalata da sua moglie, cioè in realtà l'ha pagata lui, esatto, però gli ha regalata lei, l'ha pagata $20,000. Però è davvero spettacolare, di acqua salata, è bellissima. Siamo usciti dalla casa di Hemingway, se venite a Key West andate a visitarla. $12 a testa, non sono pochi, però è veramente veramente carina e ben tenuta. Ora andiamo a fare un giro per l'isola e vediamo un po' di spiagge, andiamo a fare un po' di foto e ci godiamo questa giornata di caldo e afa. Ci sono penso 30 gradi e l'80% di umidità, quindi fa molto molto caldo, però davvero molto figo, molto bello. Ogni qualvolta vengo negli Stati Uniti si ha sempre la sensazione di entrare in un film, perché c'è quell'atmosfera, quella... le casette, il clima, la gente, le vie tutte perfette, non lo so, quella cosa del film che noi siamo abituati a vedere in TV e quindi sembra di... cioè, capito il senso? Non riesco a spiegarmi, però l'avete capito. If you could feel my heartbeat now, we would hit you like a sledgehammer.
Quello che vi stavo dicendo, adesso siamo entrati in questo complesso residenziale, cioè guardate che figo, è proprio bello, piacevole, non sono permessi i cani, quindi proprio tranquillo, bandiera americana che sventola, casettine, passeggi e il vicino, una persona che era lì nella sua veranda davanti al suo computer ci ha salutato, è proprio una cosa, capito? È un film, siamo in un film. Key West non è proprio un'isola per fare mare. Il mare che circonda Key West è principalmente popolato da mangrovie, quindi non è proprio un posto dove fare il bagno, ma ci sono degli scorci, dei punti molto carini come questo qua dove mi trovo adesso, si chiama Fort Zachary Taylor, è un posto dove si può stare in spiaggia, non è male, non è una spiaggia caraibica, ok, è dura, c'è qualche sassolino, ma il mare è molto caldo. Cosa mangiamo? Un veggie burger, come lo chiamo qua, veggie. Il servizio è particolarmente veloce quanto caro. Un panino, un'insalatina, un'acqua e mezzo litro di Coca-Cola, $21. È un po' secco. Stiamo abbandonando la spiaggia di Fort Zachary e ci dirigiamo a piedini sotto questo sole cocente al punto più a sud della Florida e penso di tutti gli Stati Uniti. Di tutti gli Stati Uniti, solo 90 miglia dall'Havana. È a 90 miglia dall'Havana, quindi... Oggi le condizioni meteo non sono proprio bellissime perché c'è un po' di foschia, però in caso di condizioni meteo perfette si riesce a vedere tranquillamente la costa appunto cubana dell'Havana. A quanto pare non siamo gli unici a voler fare la foto nel punto più estremo a sud. Diciamo che non è come me lo aspettavo. Se siete mai stati in Portogallo a, come si chiama, Cabo da Roca o qualcosa del genere, che è il punto più a ovest di Europa, quello è molto più suggestivo, molto più figo. Qua è un po' così. Allora, siamo in Duval Street, che è praticamente una delle vie principali di Key West ed è caratteristica per i bar che ci sono, i pub, i locali che appunto la popolano. Siamo quindi a Mallory Square, dove si viene a ammirare il tramonto. Qua la cosa bella è che sono tutti artisti di strada, che suona il piano, la fisarmonica, la chitarra, il mangiafuoco, cioè è molto... Oddio, ma che pellicano! If you could take my pulse right now, we would feel just like a stage hammer. Io ho fame, andiamo a mangiare. Vi spiego due cose tipicamente americane o comunque che succedono all'estero. Allora, ad esempio l'acqua. In America viene servita al bicchiere se lo vuoi, si chiama tap water, cioè l'acqua del rubinetto, e non si paga. Solitamente è piena di ghiaccio, ma la puoi chiedere senza ghiaccio. E ogni qualvolta si svuota il bicchiere, il cameriere passa e te lo versa. Seconda cosa da sapere è che possono chiederti se vuoi del pane del burro, questo, se hanno del pane caldo. È un qualcosa che non ti portano, ma te lo chiedono e te lo fanno pagare. E qua non esiste coperto negli Stati Uniti e ti fanno pagare questa roba qua. Ti portano del pane e del burro come così, per stuzzicare prima di mangiare veramente. Stiamo cercando un posto dove mangiare una torta tipica di Key West che si chiama Key Lime Pie, cioè la torta fatta con il lime. E penso che sia tipo una torta limone o qualcosa del genere, live reaction alla Key Lime Pie. È tipo una cheesecake. Io odio le cheesecake. Però non hai preso il biscotto. Sa di lime o no? Di brutto, è asprissima. Però è buona, vuoi assaggiare? È buona. Se vi piace il lime o comunque il limone, l'aspro è buona. Ho poca batteria, quindi devo chiuderla qua. Allora, ci siamo fermati in un grocery. A comprare un po' di vivere, cioè un po' d'acqua, perché nei posti abbiamo notato che costa tantissimo un po' di vivere, tipo patatine e chewing gum e robe del genere. Sto morendo di caldo perché ho dovuto spegnere l'aria condizionata in camera perché era troppo rumorosa, quindi sto letteralmente grondando di sudore, c'è un'umidità pazzesca a Key West, quindi io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettere un like se vi è piaciuto il video, aggiungere dei commenti sotto il video se volete farmi delle domande e direi basta, buonanotte! Take my pulse now.